iniziativa nasce per far trascorrere una giornata diversa dai piccoli ricoverati dell'ospedale di Cristina di Palermo. Una giornata un po' fuori dal comune, perché vedere una moto all'interno di un ospedale pediatrico non è tanto normale. Oggi però non ci interessa la velocità, ma interessa portare un qualcosa di diverso, gioia, adrenalina, distogliergli un po' da quella che è la routine quotidiana da un ospedale. Ho bambini che mi chiedono in moto: ma da quanto tempo vai in moto? Ma non è normale questo, sembra quasi un sogno. Beh, penso che stiamo riuscendo nella nostra missione, che è quella di allontanare il senso di malattia, il senso di dolore e portare un po' di gioia. Con la moto, che è la mia passione di sempre, cerco di dar sfogo a quello che è la mia voglia di aiutare il prossimo e far qualcosa di bello. Sì, questa è un'iniziativa veramente graditissima, soprattutto ai piccoli degenti del nostro ospedale. Si inserisce anche in un contesto di manifestazioni che in questo mese si sono succedute per i 140 anni dell'ospedale dei bambini. Oggi noi facciamo il compleanno ed sono eventi che rincuorano, fanno felici e avvicinano la città, la regione al nostro ospedale e tutte le associazioni laiche e le associazioni in genere ai nostri bambini, e ci rendono veramente fieri di questa grande come dire, solidarietà. All'interno dell'ospedale non devono soltanto curarsi, ma noi abbiamo l'obbligo di prenderci cura attraverso anche queste manifestazioni. Oggi dobbiamo vaccinare tutti i bambini, dobbiamo vaccinare i soggetti fragili, ma dobbiamo certamente vaccinarci tutti, perché attraverso la vaccinazione si può interrompere il correre del virus. Noi corriamo in moto, ma non facciamo correre il virus.